Dato qua. Capito. Ah, niente, io oggi un cazzo, solite cose, non è che mi sono fatto fare una sigaretta, esco sempre praticamente l'appartamento mio è un palazzo che puzza di piscio di topo. Ma questo palazzo qua l'hanno costruito durante l'epoca comunista, che è da pezzi, sono all'ultimo piano, che è il terzo, dall'ultimo piano dove sono io c'è un altro mezzo piano in cui c'è una finestra spaccata e dà la vista su Praga, quindi vado sempre a fumare le mie sigarette perché non so di fumare più in camera perché mi sono ammazzato, perché quando ero ragazzo a fumarci le scariche di Lotti in camera, da letto, sorella che Riccardo, quello è uno spinello di droga, no, Sara? Non è uno spinello di droga, non ti Scusi, preoccupare, è uno la spinello droga di di... marijuana. Sì, è uno spinello di droga di marijuana. IAL 777, ciao compa, grazie per il follow. Intanto qua c'ho il Twitch alert che va a puttane, non so che non ho capito che minchia è sto X-Split di merda, lo devo cambiare. E niente, per adesso sto qua, ho viaggiato un po', sono stato un po'. Ti racconto un po', visto che sei curioso. Sono Sì. stato tra i 25 e i 30 anni, ho viaggiato sempre tra la Sicilia e l'Olanda, diciamo almeno 2-3 volte all'anno, provando a più riprese di cercare di trasferirmi lì in loco direttamente, non soltanto in vacanza. Anzi, se devo dire la verità, in vacanza ci sono stato solo una volta, proprio vacanza, vacanza, Amsterdam, cioè che l'ho vissuta da vacanza ed è stato per il viaggio di nozze. Tutte le altre volte che siamo andati, sono andato almeno una quindicina di volte, siamo andati sempre in cerca di lavoro, insomma, in cerca di un posto nuovo dove vivere. E niente, poi ultimamente sono stato in Canada, un 5, no, 6 mesi siamo stati in Canada. E purtroppo siamo dovuti tornare È perché, bello, bello il canale. minchia, il Canada è pazzesco, Vicious, pazzesco il Canada. C'hanno pure l'erba buona lì. Hanno l'erba buona e peraltro adesso stanno pure legalizzando, cioè il primo ministro ha fatto il discorso di insediamento parlando della legalizzazione della marijuana, di come vuole regolamentare la marijuana. Vabbè che è quasi, cioè per la mia esperienza ti dico, praticamente è già legale. L'unica cosa che non puoi fare è che non puoi andare a comprarla nel negozio tranquillamente, devi avere sempre il tipo. Però nella pratica è legale, ci sono, cioè, i groove shop dove puoi andare a sederti tranquillamente a rullare, a fumare, la polizia è tranquilla, la gente è abbastanza tranquilla pure, cioè, fuma tanta gente poi, dobbiamo dire pure questo, eh. Quindi tu c'hai la donna e volevate spostarvi. Io sì, quando sono sposato adesso da 4 anni, però conviviamo da circa 15 anni con mia moglie. Quando siamo andati in Olanda eravamo da soli, cioè io e lei, e invece in Canada abbiamo portato pure nostro figlio, cioè abbiamo un bimbo di 3 anni, 3 anni e mezzo, e niente, abbiamo sbarraccato la famiglia, abbiamo fatto un concorso con il governo canadese praticamente per un visto, come dire, temporaneo, lavorativo, e avevamo speranza poi di poterlo rinnovare perché era un po' un cavallo di Troia, diciamo, per poi poter rimanere in Canada. Però proprio in quel periodo c'è stato un cambio delle leggi sull'immigrazione, specialmente per quanto riguarda il settore ristorazione. E cioè quando colpisci quel settore in Canada vai a colpire gli italiani al 70%. Capito. E ci siamo trovati le porte chiuse. Dopo 6 mesi siamo dovuti tornare, ma il Canada è pazzesco, cioè si vive benissimo. In Cioè, Canada dove? Toronto, Toronto. A Toronto, Toronto, proprio città, sì. mia zia hanno un appartamento lì, mi dicono tutti che è una città della Madonna. Io non sono mai stato. Sono stato a Toronto tantissimi anni fa, il posto in cui sono stato più recente è Vancouver. Però sì, Toronto è molto bello. Toronto è bello, Mi forse. spiace. Mi spiace, quando è che allora vieni qua a vivere a Praga? Vieni a Praga, ma che Ma ho fai? visto che l'altra volta ti chiedevo, infatti, com'è a Sì, Praga? bella Perché. Praga, vieni a vedere con me, guarda che te lo dico, un posto della Madonna. Guarda, noi ci siamo detti 100 volte, sai com'è? Dai 20 anni ai 34 anni la vita ti cambia almeno 2 o 3 volte, diciamo. 2 o 3 grandi passi fai nella tua vita. E ci siamo detti più volte, vabbè, ormai non ci spostiamo più, ormai rimaniamo dove siamo, ormai. Perché magari adesso siamo un po' più grandi, o perché magari adesso abbiamo un bambino, però poi alla fine siamo ancora alla ricerca di un posto, non penso che rimarremo qui. E mi sono detto tra me e me, mi sono detto a 40 anni mi fermo, non mi posso fermare Wow, ancora. Praga è un po' Ancora. come l'Italia tra l'87 e il 95, poi è un bel posto, cioè l'Italia dall'85, 89, sì, dall'87
No, non dall'87, tipo Italia 94-99, una roba così. Stava bene, bello. Io qua a Praga, io sono innamorato di... La Repubblica Ceca non la conosco bene, ma di Praga io sono innamorato. La città proprio... Come mai ti trovi a Praga per studio, per Ma che lavoro? studio? Ma guarda che io sono più grande di te, gioca, cioè, la gente non ha capito, cioè, Non lo nel so senso, quanti anni c'hai, veramente. la gente non ha capito che io sono dell'80, cioè, nel senso. Ah, se, vabbè, sei un anno più grande di me, ok. No, pensavo mi dicessi tipo, no, ma guarda, c'ho 40 anni. Perché ne ho 34 io comunque. Figa, il bambino. Eh sì. C'è la con cui mi vedo adesso che c'ha 20 anni, mi chiama ragazzi, così mi dice il ragazzino. Che ragazzino, che ragazzino. Io ce la faccio ragazzetto, Ah, io ti cioè, avrei dato quei 30-32, ecco, non vabbè. ti avrei fatto più grande di me. Uno Vabbè, ma è un complimento, ah, non è. sono contento perché in genere mi danno 26-27 anni, sono contento. Buono, io ormai i miei 34, non lo so, forse ormai si vedono. Non lo so. E niente, qua a Praga ci sto perché costa poco e basta, non proprio per altro, perché sono lontano dalle cosiddette buone compagnie, perché alla fine se stessi a Milano, dove sto io, a Segrate, sarei sempre in piazza, non fare un cazzo. Basta, non fare un cazzo, te lo Comunque, dico. vabbè, la tua attività, diciamo, è lo streaming e in generale, diciamo, tutto quello che comporta, ecco. Ma sì, ma che attività? Attività di sto cazzo, che è la mia occupazione, non è la mia attività, mi tengo occupato streamando, altrimenti che cazzo faccio tutto il giorno? Guardo soffitto, cioè nel senso. Sì, certo. E Io niente, intanto qua quindi... sto giocando una partita a cazzo, tipo che non ci ho capito niente, infatti resta. Ragazzi, stava andando bene la partita, però non l'ho seguita troppo. E No, no, quindi poi. sto a Praga e per adesso si resta a Praga e va bene così, alla fine... Ma poi alla fine gioca la vita, cioè è molto semplice, tutti hanno grandi aspettative, pensano questo, quello, quell'altro, però prima ero lì che fumavo la sigaretta e pensavo, ah, tanto cosa devo fare, stare lì in pianura, poi, sinceramente, cioè, secondo me sta meglio in Sicilia che stare in pianura con la pozza di merda in autunno perché con cimoli i campi, la nebbia, fa un freddo bastardo, umido, casa, mangiare gli spiedini con la salsiccia. Mangiare gli spiedini con la salsiccia e i peperoni dell'S lunga, guardarti con la donna, no, cioè nel senso, non c'ho No, voglia. guarda, tante volte io sto qua in una zona fuori dal centro abitato, a 7 km dal primo centro abitato, cioè in questo momento credo che nell'arco di 5, 6, 7 km quadrati non c'è nessuno, ci sono solo io. Poi è una zona di mare, cioè in estate si riempie perché c'è la più bella spiaggia della zona. Cioè, molte volte esco, guardo dalla veranda e dico, ma cerco di andare qua, cerco di andare là, ho fatto tanti viaggi, tante prove, tanti sacrifici, tanti soldi spesi pure. E dico, ma che minchia vado cercando, porca puttana. Però Esatto. è una questione, cioè, non c'è giustizia sociale. E a Vabbè, me, ma quella non c'è mai lo so, stata. ma non riesco ad accettarlo. In primis per me, ma adesso ho maggior ragione per mio figlio. No, 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 no. Capisco, Per non questo ti so. dico che non mi posso fermare adesso. Cioè, se fosse per me, se era solamente per me, mi sarei dovuto fermare. Io pensavo che una volta che avessi avuto un bambino, mi sarei detto, vabbè, adesso ho un bambino, adesso mi sistemo perché qua comunque c'ho casa di proprietà, c'ho il mio lavoro e quant'altro. Per quello, cioè, voglio dire, la cosa non è proprio brutta brutta, non mi potrei lamentare più di tanto. Però quando devo pensare al futuro di mio figlio, a quello che potrebbe fare, che non potrebbe fare, e a tutti le limitazioni e i paletti che ci avrà qua, che in un altro paese, non dico civile al 100%, ma per lo più civile, non avrebbe, anzi avrebbe delle agevolazioni per poter costruire il suo futuro. Cioè, quando tu vai, io ho avuto mio figlio 6 mesi in Canada con me, peraltro io non ho lavorato mia moglie da chef, e io invece mi sono fatto la paternità di 6 mesi, diciamo così. Vedendo quello che c'è qua, quello che c'era là, come erano trattati i bambini dal governo, dalle istituzioni, tutti i servizi, i parchi, cioè i bambini portati così proprio sul palmo della mano, e poi dopo 6 mesi prendere tuo figlio e sbaraccare di nuovo tutto quanto e riportarlo in questa realtà, difficile accettarlo. Perché hai visto con i tuoi occhi e l'hai provato con la tua pelle quello che tuo figlio si perde, non è solo un'idea. Ah, se me ne vado in Canada, sicuramente mio figlio.
starà bene. Cioè, io non ho un'idea di questo, io ho la certezza che sarebbe così. Eh sì. E quindi si cerca, si continua a cercare, non ci fermiamo così sicuramente. Boh, È dura però. è duro, ci siamo un po' rotti il cazzo di tutta la situazione Italia, tassazione a 3.000, non si può fare un cazzo, vuoi aprire una nuova attività, non è Sì, nessuna no, no, sì. agevolazione. Di questo ci siamo rotti, forse per la prima volta stiamo cercando un posto dove, voglio dire, questo aspetto della vita sia il meno pressante possibile. Le isole Canarie, ricca. Le Canarie, sì, Canarie. Canarie, compà, sole tutto l'anno, spiagge, turismo, 15 milioni di turisti l'anno, 4 aeroporti, anzi forse 5 aeroporti distribuiti tra le 7 isole, voglio dire, Porto Franco europeo, non c'è IVA, c'è un'imposta al 6% che non è IVA perché non va al governo spagnolo, ma rimane a disposizione delle isole, quindi sono soldi che vengono spesi lì. E poi tutto costa poco, sigaretta a 2 euro, benzina a 90 centesimi, andare a mangiare una pizza fuori 8 euro, Sì. Beh, affitto 300 euro tutto incluso con lo so. internet, Capisco. che cazzo ti devo dire? No, capisco, capisco. La pressione fiscale in Italia è troppo alta, ma anche per quello che io non sto lì, perché alla fine cosa devo fare? L'Italia è un paese per i ricchi, cioè se sei ricco, vabbè, è chiaro, sguazzi, stai bene. Lo Ma se non so, sei ricco, ma se non se non sei sei ricco ricco? c'è solo da soffrire, Eh sì, da lavorare per sì. loro. Sì, ma è per questo perché io sto a Praga. Comunque a Praga il costo della vita è molto basso, la pressione fiscale è la più bassa che c'è in Europa, prima era in Romania, adesso addirittura in Praga. Lavoro volendo ce n'è tanto, a livello di società è sana, cioè vai nei parchi, ci sono i bambini che giocano con le mamme, capito? Immigrazione nulla, cioè praticamente nulla. Funziona tutto bene, tutti i servizi funzionano bene, tutto pulito, hai capito? Non è Cioè, che sovrappopolato. è sempre una grande capitale europea comunque, cioè parliamo Sì, sempre ma di... guarda che in realtà Praga è piccola ed è proprio una città in mezzo al bosco, cioè sono due colline, il fiume, tutto bosco intorno e Praga, ma Praga è piccola, ma veramente. Quanti abitanti fa? Mi sa che ne fa. Non vorrei dire una cazzata, fammi guardare di nuovo perché non è. Non, Praga, popolazione. Ah, 1,3 milioni, sì. È più grande di Amsterdam, perché Amsterdam, se non sbaglio, fa 900.000 o 1 milione. Non è Sì. grandissima. Cioè, nel senso, non è proprio boh, cioè, distribuita benissimo. Praga è una città figa. Oh, io ho viaggiato tanto, gioco anch'io, ho visto un sacco di posti, te lo dico. Praga, cioè, ci sta proprio dentro, vaffanculo. Ma anche il tempo, cioè, nel senso, la gente dice la temperatura. Minchia, l'autunno a Praga è stupendo, secondo me è più bello pure dell'estate della primavera. Temperatura sì, fa freddo, però comunque mite, chiaro. Oggi sono 2 giorni che c'è il sole, cioè. Limpido, c'è anche un filo di vento, quindi spazza via tutto, l'aria pulitissima. Io qua ci sto da Dio, cioè, veramente. Guarda, la questione clima non mi spaventa più di tanto alla fine, voglio Okay. dire. Lo capisco, nel senso che tu dici voglio spostarmi per mio figlio, il discorso è giusto. Però più passa il tempo più complicato, però vabbè, poi alla fine nel senso non devi neanche tirarti addosso troppe responsabilità, gioca, nel senso tuo figlio è una persona crescerà, l'educazione, riceve l'educazione italiana comunque buona, studierà, l'importante è che impara un po' l'inglese, impara un po' l'inglese e poi a un certo punto se vuole spostarsi può spostare anche lui, non è che deve rimanere lì per forza. Sì, questo sì, però io che l'ho vissuta sulla mia pelle questa cosa qua, cioè questo è un percorso che un ragazzo siciliano, cioè, ha nel sangue, è innato, cioè sai già che dai 18 anni in poi a un certo punto dovrai lasciare questo posto e dovrai andartene, e bene o male è quello che fanno tutti quanti, anche quelli che poi rimangono a vivere qua. Sono pochi quelli che non hanno provato almeno una volta a trasferirsi all'estero da qualche parte, in Germania perché hanno i parenti là, o in Ho Inghilterra, voglio dire. Cioè, capito. non lo so, è come, non lo so. Sai, tipo le tribù africane che Sì. mandano i figli per la prima volta da soli nella foresta per una settimana a cacciare, e se tornano va bene, poi gli fanno la festa, e se non tornano vuol dire che non era degno, o stronzate del genere. Quella di 300, la Gogè degli Spartani, lascia perdere. Forse una cosa, sì, una cosa del genere comunque. È tipo una cosa del genere. Tu sai che dai 18 anni in poi ti diplomi, sei già pronto per andare a vedere
cosa ha da offrirti il mondo. Infatti qua molta gente decide di navigare con le navi commerciali, navi da trasporto, rimorchiatori. Comunque sì, nel senso, vivere e crescere in Sicilia io non ho cognizione, non posso immaginare come sia. Comunque penso sia proprio pesante. Ci sono degli aspetti positivi, come per esempio le amicizie che si coltivano, cioè la gente con cui cresci in strada sin dai primi anni, e magari poi dopo 30 anni, come succede a me, vi ritrovate ancora la sera seduti allo stesso tavolo a cazzeggiare nello stesso modo a 34-35 anni. Sì, lo so. Come quando ne avevi 18, tipo a tirarci le sberle o cazzate del genere, sì, no? Sì. È giusto che sia così, ma guarda che poi te l'ho detto, cioè nel senso, è l'aspettativa che fotte l'uomo. Poi, come dici te, guardi fuori dalla finestra, c'è il mare, tutto. No, tu magari vieni a casa mia, ti invito, non lo so, arrivi di sera, vabbè, col buio, quindi non riesci a vedere cosa, diciamo, il panorama dalla veranda, ok? Vabbè, facciamo quello che dobbiamo fare, mangiamo, parliamo, beviamo, andiamo a dormire, l'indomani ci svegliamo, tu esci in veranda e mi dici, ma tu dove cazzo vuoi andare? Non te lo dico per presunzione, te lo dico perché è già successo con tante altre persone. Ho capito, ma io ho vissuto 2 anni ai Caraibi, nel senso, il primo anno ero lì, minchia che figata, spettacolo, figa. Secondo anno, cioè, io volevo impiccarmi sulla noce di cocco. Dove, cioè. Dove di preciso, dove eri? Ero in Barbados. Barbados. Per barbadiano. Come mai ti vorrei impiccare dopo un anno, cioè che vita si faceva? Ma che vita devo fare? Nel senso, che vita si faceva? Lì, sei in costume da bagno, ciabatte, fa 27-31 gradi tutto l'anno. Cioè tipo il paradiso terrestre, no? Sì, surf, erba. Sì, paradiso terrestre, non c'è mezza figa neanche se piangi in cinese. Ah, però. Ok, quello allora. cioè, a parte le turiste, però nel senso, non è che io posso fare una dieta solo turiste, cioè poi magari voglio avere anche la ragazza. Certo. E poi comunque ad andare a turiste costa tanto, cioè non è che mi posso svenare tutti i soldi del mondo perché devo uscire con le turiste. E dopo il primo anno, minchia, bellissimo. Secondo anno, cioè, sono scappato, mi sono trovato subito in Europa. Sai cosa? Mi hanno detto la stessa cosa delle Canarie. Perché ma guarda che anche, esatto, ne parlavo con una ragazza che ho conosciuto qua 2 settimane fa, sono uscita assieme, che mi ha lavorato alle Canarie una stagione. Mi fa, c'è gente che vive lì, cioè tipo un'amica inglese che è lì da 4 anni, non ne sarei mai andata via, mi fa, io non andrei da nessun'altra parte, le Canarie. Mi fa, io sono andata via perché, cioè nel senso io impazzivo, cioè nel senso c'è un cinema, ci sono 2 bar, cioè nel senso il deserto, non c'è un cazzo, vuoi comprarti un prodotto, lo devi farti spedirlo, cioè non c'è niente, come ai Caraibi. Ma cioè, su che isola si trovava, lei, ricordi? Ma non mi ricordo, comunque abbastanza grande, non so se è la più grande o la seconda. Magari Tenerife o Gran Canaria, forse. Gran Canaria. E noi vorremmo andare lì perché... meno, un po' meno turistica di come cazzo si chiama, di Tenerife, e poi a livello di scuole forse è messa meglio. Io ho letto tante cose buone sulle Canarie, comunque vivere alle Canarie, sì, di qua è presente, i siti dei tipi che scrivono. Sì, sì, ci sono stato pure io a leggere. Ho letto cose buone, ho letto cose veramente buone, è una scelta di vita. Ma no, guarda, io ho due amici a Maspalomas, ed è al sud di Gran Canaria, e loro sono partiti di qua a settembre, ottobre, proprio dalla Sicilia. E ci siamo risentiti dopo 3 mesi. Lui, il ragazzo, lavora come cuoco e guadagna sui 1.400 al mese, che comunque per le Gran Canaria e per le Isole Canarie è un buon stipendio. E lei lavora da cassiera e prende sugli 800-900 euro al mese. Vabbè, sono ricchi. Ma pagano 350 euro di affitto, non per una stanza, per una casa, tutto compreso. Sì. Cioè, non c'hanno manco il pensiero della, sai, la bolletta appoggiata al comodino. Non ce l'hanno loro, gli danno 3,50 e finisce lì. Così è bello. Si trovano bene, mi hanno detto si trovano bene. Poi c'è un altro amico invece a Tenerife Sud che ha rilevato tipo un'azienda agricola tipo fallita, qualcosa del genere, no? Col casolare, coi terreni. Il casolare l'ha trasformato in bed and breakfast. I terreni che ha messi a coltivare, praticamente la gente che sta là nel bed and breakfast può... voglio dire, può andare nel terreno e raccogliere quel cavolo che vuole e mangiarselo tranquillamente.
molto, molto easy, molto fricchettone, se vogliamo dire così pure. E si trova. Però sì, ci sta, però devi anche valutare il tutto, cioè se questa esigenza di spostarti tua e di tua moglie non è poi magari un meccanismo per provare a scappare mentalmente da una situazione che è quella, ed è così, e invecchierete lì e sarete lì, e nel senso oramai non siete più giovani e questa è la situazione, così sono andate le cose, buona. Va bene così, capito? Cioè, a un certo punto uno può mettersi anche il cuore in pace, cioè, Eh sì, anch'io infatti sto. è un pensiero che abbiamo fatto, però siccome. Cioè, magari, cioè, io sono lì che dico, fra un po' tornerò magari anch'io a Milano e mi fa più a Milano, che devo fare, cioè, tanto devo controllare le cose della mia famiglia, a questo punto non è che stare qua così come uno stronzo, cioè. E poi più viaggi, più ti sposti, te lo dico, questo lo so, peggio è, te lo dico, più ti sposti, peggio è, ce l'hai sempre più nel cuore, cioè. Da casa tua ti sposti in un altro paese, va bene. Poi da quel paese ti sposti in un altro paese e comincia. Poi da quell'altro paese ti sposti in un altro paese e poi sei fottuto, cioè nel senso, poi dopo basta, non hai più casa, non hai più amici, non hai più un cazzo. Sì, questo è Cazzo. vero, questo è vero. Infatti io penso Perdi che tutto. andremo a vedere comunque perché vogliamo farci convinti con i nostri occhi. Sicuramente faremo un viaggio a gennaio o febbraio, tutta la famiglia, e andremo a vedere. È una scelta di vita perché è l'ultima scelta comunque. Eh sì. O facciamo sto passo, rimaniamo dove siamo ormai e cominciamo a, come dire, a costruire quello che ci serve, insomma, per migliorare la nostra vita qua dove siamo adesso. E vaffanculo. Non è che si può viaggiare all'infinito. Vedremo. Mica 14 anni con la donna, complimenti, figo. Sì, 14 anni. Sposati da. Minchia, aspetta. Da 4, sì. No, da 5, da 5, da 5, scusami. Sono tanti, figo, sono veramente tanti. Eh sì, avevamo 18 anni ciascuno, all'incirca. Quella, boh, è la cosa migliore. Secondo me, adesso col senno di poi ti dico la cosa migliore. È la ragazza, ci sta e basta. Non fate come me, raga. Vabbè, non è che cazzo me ne frega a giocare. Io certe volte sono magari così, però non è che mi vada tanto male. Certe volte. Vabbè, non parliamo di questa cosa qua. No, va bene, ma ci siamo sempre trovati bene. Quindi, quando tu in una situazione ti trovi bene, non hai nessun motivo Beato di te, cambiare. Tutto sei qua stato è una cosa fortunato. semplice, non un Sei sì, fortunato assolutamente, fortunatissimo. Però il meccanismo è quello, è semplice, non cerco di meglio, quindi non ho motivo, ecco. stato Dato qua sto giocando delle amichevoli, do un attimo un'occhiata alla chat perché. La chat si è cristallizzata, basta, ragazzi, Sì. niente, sono Ti paralizzati, chiedono, niente. cioè Vic hai 35 anni, io te ne avrei dati 25-26. Chiede La chat è Bevan. paralizzata, ipnotizzata dalla Sì, conversazione. spero sia interessante, perlomeno stiano ascoltando. Ma in quanti siamo? 32. Che cazzo c'ha il nobile sacrificio, c'ha sta stronza. Quindi torni in Italia tra un po'. Torno in Italia il 16 e sto 6 giorni e vedo un attimo come sto. Però, cioè, nel senso, gioca al punto qual è che se io tornavo a Segrate, dove abito io, no? Che Segrate è Milano Est, praticamente attaccato al confine. E cioè, cosa succede? Che sono lì, sto in villa, vedo mio padre, torno in villa una volta ogni weekend, ogni tanto, lo vedo un po'. Poi cosa faccio? Sto in piazza con i tossici dipendenti, mi fanno cannoni, vado là, elemosino un po' di droga, tanto perché il pomeriggio, veramente, io una cosa questa, poi sono le cose che poi mi. Che al pomeriggio in giro ci sono soltanto gli spacciatori e i tossici. Fine. La gente comune lavora, cioè nel senso, pomeriggio alle 2:30, 3, ci sono i tossici e gli spacciatori. C'è l'elfo, c'è Gianni. Cioè, nel senso, ci sono i scemi del villaggio, hai capito? E quindi se vado a stare a Segrate a casa mia, vado a fare lo scemo del villaggio, ce l'ho scoppiato, hai capito? Sei lì, senza donna, sì, esci fuori, fumi, 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 stai con Buba, nel senso, stai con ragazzetti, ogni volta generazione più giovane, stai con ragazzetti, ogni volta generazione più giovane, stai con È ragazzetti, vai da successo, me a c'è il letto di notte. riciclo, c'è il riciclo. Esatto, e vai avanti così, e vabbè, nel senso, allora magari
Allora magari è meglio starmene a Praga da solo e basta, nel senso disciplina, sono da solo, e mangio i miei pasti regolari, non mi drogo, fumo 2 sigarette al giorno, mi vedo con una ragazza a caso che gira, in base alla ragazza con cui voglio stare, sono lontano dall'Italia perché comunque a me la mentalità italiana fa abbastanza schifo, per i motivi che immagino ti faccia schifo anche te, perché c'è tanta invidia sociale, perché... Ci sono tutti i sentimenti più sbagliati che l'essere umano può sperimentare. Ci sono tanti, esatto, ci sono tanti nel tessuto della popolazione, sono instaurati queste cose qua, sto astio, no? L'odio per il vicino, Avere paura dell'altro. sì, il fastidio, il traffico, e minchia tutti incazzati. Allora, boh, magari allora è meglio che me ne sto qua in esilio, però essere più attivo, però più attivo. Io la lingua non la so, cioè, è difficile, sono un debosciato, non ho voglia di studiarlo, comunque. Boh, cioè, non lo so. L'inglese si parla comunque abbastanza, Sì, credo. l'inglese si parla, certo, l'inglese si parla, però i ciechi parlano cieco, gioca, nel senso, se vai nel bar i ciechi parlano cieco, non sa. È come se vai in piazza da te, sì, magari c'è il tipo che parla l'inglese, capito? Però qui parlano italiano, siciliano, Il cioè. siciliano beccherai qua. Non è che, cioè, anche a Milano, sì, la gente parla inglese, va bene, sì, però fino al limite delle cose. Se l'italiano è troppo importante, se vuoi avere una socialità di territorio, cioè nel senso di, tipo nel mio quartiere, se io voglio uscire fuori nel mio quartiere, andare al bar, conoscere la gente, in mezzo centro sociale, o parlare cieco, non è che posso andare lì a parlare in inglese, perché? Certo. Perché la gente parla in cieco, non è che prendono, sono in gruppo e dicono no, parliamo in inglese perché c'è Ricky, non gliene frega. Sì. Stessa cosa in Spagna. Allora, poi penso, non lo so se è un odio verso la lingua inglese o semplicemente questione di orgoglio. Cioè, loro non sono come noi. Sono stato a Barcellona 4 giorni. Non traducono un cazzo. Cioè, nemmeno computer. Cioè, loro quando parlano si riferiscono al computer. Non dicono computer. Dicono ordinador o qualcosa del genere. O computer. L'ordinatore. Sì, ho computadora in argentino. Questo mi ha insegnato un'amica argentina. Non traducono un cazzo. Cioè, per esempio, che ne so, devono dire club. Non dicono club, dicono club. E tutte queste cose qua. Cioè, Sì, non vabbè, non è neanche la fine, non è neanche quello il problema, so se è però. un odio verso la lingua inglese, come potrebbe essere per i francesi, magari. O se è più una questione di orgoglio, sai, gli spagnoli, soprattutto i catalani, sono molto, molto orgogliosi, no? Delle origini della lingua. Sì. Peccato, peccato, figa. Peccato del Canada, mi spiace perché Toronto è proprio bella, ci sarei stato dentro. Canada pazzesco, ma poi c'è l'ambiente lavorativo, cioè, abituato qua in Italia ad essere sfruttato senza diritti, norme di sicurezza, manco per il cazzo puoi morire, chi se ne frega. E poi vai là e ti vai a sedere per un annuncio lavorativo, per fare un'interview o per fare i test d'entrata, per esempio, tutte queste cose qua ne ho fatte migliaia di queste cose. E cioè, ti rendi conto di quanto il lavoratore è tutelato e di quanto diverso può essere il mondo. Sì, ok, ci sono 20.000 km in mezzo, ok? Questo ce ne dobbiamo pure rendere conto. E poi uno stato che è nato 300 anni fa. Però su questo punto di vista assolutamente ci insegnano la civiltà. Dovremmo essere noi più civili, che abbiamo una storia lunga, 3.000 anni e coppole di minchia. Ma la verità è che qua nel mondo lavorativo c'è, cioè, la gente è trattata come carne Eh da sì, macello. certo. Cioè, là ti istruiscono pure su come sollevare i pacchi da terra. E quando Ma tu. sì, ma stavo leggendo di chi? Di una coppia di ragazzi che stava vivendo in Norvegia e il ragazzo adesso sta aspettando lavoro, sta cercando lavoro, lo Stato gli dà 1.300 euro al mese e gli fa il corso di formazione ed è lui laureato. Cioè, vabbè, nel senso, quello lì, nel senso, lo Stato è presente, cioè nel senso, aiuta il cittadino. Lo Stato che aiuta Quella è. il cittadino non se ne approfitta, forse qua in Italia è un po' il cane che si mozzica la coda, no? La solita cosa. Però onestamente non saprei come cazzo si dovrebbe risolvere il problema dell'Italia, e sicuramente non sono io quello che si deve scervellare per risolvere questo problema. Cioè, la vedo dura. Cioè, questi in 100 anni hanno combinato un bordello allucinante, ci vogliono almeno 50 anni di buon governo che non devono sgarrare nemmeno un giorno per cambiare l'Italia. Sono qua, non cambierà mai un cazzo, secondo me. Ci ho perso però Peccato, però per prima non era speranza. così. Prima non era così. Lo so, prima non era così. Prima, come dicono i nostalgici, mangiavano e facevano mangiare. Qua si dice. Esatto. Per questo si stava meglio.
Però è un sistema che prima o poi doveva cadere, e infatti è caduto. Adesso mangiano solo loro. E ci mangiamo sta minchia. Porca Eva. Mica, beato te che c'è la famiglia. Ti invidio un po' dal punto di vista. Però dall'altro lato invece io non ho responsabilità, quindi sono libero, da solo, me ne fotto. Sì, è vero, ci sono i pro e ci sono i contro, come in tutte le cose della vita, Ricca. Ma qualcosa uno deve costruire, perché sennò poi quando invecchia se lo prende in culo. Sai cosa, non abbiamo rimpianti, cioè bene o male quello che abbiamo voluto tentare di fare, anche se per esempio abbiamo provato tante volte a trasferirci, ma non ci siamo riusciti e siamo dovuti ritornare qua e quant'altro, però abbiamo provato. E già questo ci basta, perché non aver provato e quindi rimanere sempre con quel dubbio, quella domanda nel cervello, ma se avessi fatto sta prova, ma se fossi andato in Olanda, se me ne andavo in Spagna, cioè rimanere queste domande nel cervello in un posto del genere. Impazzisci. No, c'è gente che poi tu li vedi qua, i pazzi per strada, che si sono bruciati il cervello a farsi queste domande. Li vedi. L'aspettativa, sì, l'aspettativa. Gente che ha viaggiato, magari che navigava, che poi è tornata qua ed se n'è andata fuori di cervello. Perché se c'hai un minimo di logica, vedi delle cose che sono illogiche e quindi inaccettabili. E che ci esci pazzo. Esatto. Devi essere una persona che riesce a fregarsene delle cose. O non ce la puoi fare. Quello che mi dicevano i miei zii quando ero ai Caraibi, che mi dicevano: tu devi smettere di fare resistenza, di capire come si vive qua, te ne devi fottere, bevi il rum e vaffanculo. Facile a dirsi, per te dipende che tipo di persona sei. Io sono cresciuto a Milano, non sono quel tipo di persona, non riesco a fottermene. Cioè, per uno che è cresciuto. Pensa che però invece in Barbados in alcune cose diverse. Cioè, se tu chiedi alla gente in Barbados, dicono: no, io mica me ne voglio andare via. Però capisco che la gente se ne vuole andare via dalla Sicilia. Ma qua è simile anche. Qua nel senso, Repubblica Ceca è simile. Cioè, tutta la gente che viene da fuori, dalla Slovacchia, eccetera, viene a Praga. E sono a Praga. Quelli che sono di Praga se ne vogliono andare via perché dicono: mica la Repubblica Ceca, la mentalità. Io lo dico, voi non avete capito un cazzo di quello che c'è fuori. Voi siete lì con l'aspettativa che è di là e poi tornerete qua a Praga con la coda tra le gambe, perché cioè, nel senso, dove che vuoi andare? Io te lo dico, a Praga, perché è molto tedesca la Repubblica Ceca, capito? È molto tedesca. Cioè. In Germania sono stato un paio di volte, non la amo come nazione, è che non amo la lingua, più che altro. E c'ho molti zii che vivono in Germania, mia madre stessa ci ha vissuto alcuni anni, però alcune volte mi hanno proposto di trasferirmi lì perché ci sono i parenti, no, sai com'è, però non l'ho mai digerito, infatti non ci sono stato l'ultima volta a 14 anni in vacanza con i miei e non ci sono più tornato. A Natale che fai? Natale si prepara l'albero per quest'anno, è la prima volta che facciamo l'albero in famiglia, perché non siamo cattolici, ecco, però sai come, abbiamo il bimbo, l'area natalizia, giustamente le nonne hanno preparato l'albero, il bambino ormai ha 4 anni, giustamente parla in modo articolato, capisce tutto quanto, e lo facciamo per lui, ok, non fa niente, tanto proprio l'albero di Natale è paganissimo, non c'entra un cazzo con la religione, quindi... E niente, ma staremo qui comunque. A gennaio stiamo programmando sto viaggio, gennaio-febbraio da fare alle Canarie. Staremo una settimana, 10 giorni, faremo un po' Gran Canaria, un po' Tenerife. E andiamo a vedere. Dopodiché raccontami, dai, parliamo di cose divertenti, raccontami qualche storia di giù. La gente coltiva con il sangue di bue, la merda di pistrello. Il sangue di bue pure nella foresta. Guarda, la gente normale, la gente tranquilla perlomeno non coltiva tantissimo, perché c'è sempre una situazione comunque, devi avere paura della polizia, devi avere paura delle persone, perché l'invidia, perché te la vogliono rubare, te la vogliono fare, te la vogliono dire, ci sono tante situazioni, sicuramente si coltiva tanto, però molte volte sono delle cose grosse in cui diciamo il normale fumatore non c'entra un cazzo, al massimo diventerà l'acquirente finale, ecco. Mica, io mi ricordo, c'avevo un amico
tizio che conoscevo mi sembra della Basilicata quando ero a Milano, ma questo sono tanti anni fa che vivevo con tre ragazzi abruzzesi ed erano studenti fuori porta, uno era il mio compagno di squadra e ce n'era poi rimosto tizio qua che era, non so se sì, del Molise o della Basilicata, mica mi raccontava le storie più pazze del paese, girare in moto, fare i mega giri con motorino nelle vie impossibili, poi sbucare nel campo, entrare nella foresta, nella valle, camminano nel buio, poi a un certo punto sento un odore di ganja esagerato in mezzo tipo a un canale nel bosco, figa, le super piantone di Dio, cresciute a sangue di bue, preghiera a Gesù bambino. Sì, ci sono queste situazioni qua da giugno, da giugno a ottobre sono retate su retate, ma sono sempre cose grosse comunque, che ne so, tipo le serre dei pomodori riempite, tipo una valle. A Palermo hanno trovato una coltivazione una volta su un terreno demaniale, peraltro, di circa 1 milione di piantine, e c'erano tipo due contadini che se ne occupavano praticamente. Cazzo, a me piacerebbe vivere tipo, che ne so, l'unica adesso si fa vivere a Marbella, puoi avere qualche pianta, a me far crescere la pianta proprio mi fa godere, vederla lì crescere, toccarla. Ma guarda, in Spagna in questo momento c'è una bella situazione, anche se comunque la cosa è un po' ambigua, perché la legge da un lato permette, da un lato non permette. Però voglio dire, se sei una persona tranquilla e hai le tue quattro piantine in casa, magari non le metti in balcone, le fai dentro, indoor, no? La polizia non ti entra dentro per ogni minima minchiata come qua in Italia, nessuno ti dice niente, però la gente è abbastanza friendly e peraltro per la legge a casa tua tu puoi fumare tranquillamente, la polizia non può entrare solamente perché tu stai fumando. La situazione non è brutta, però sono sempre quelle situazioni un po' in bilico. Cioè, se succede qualcosa non sai mai come va a finire. Di solito non ti condannano mai, prendi una multa e vaffanculo. Poi in Italia ancora non si è capito che vogliono fare, la legalizzazione completa all'americana, alla spagnola, all'olandese, e poi secondo me alla fine non faranno un cazzo. Non hai detto. È che ci hanno visto lungo, perché hanno cominciato a fare 4 conti, 5 miliardi, 8 miliardi, 10 miliardi solo dalla tassazione. Cioè addirittura in Colorado fanno così tanti soldi dal mercato vendere l'erba che è praticamente c'è la redistribuzione del reddito. Sì, quindi hanno ritornato parte delle tasse. Diamo dei soldi, ne abbiamo così tanti, li diamo. Sì, hanno ritornato parte delle tasse versate dai contribuenti perché c'è stato tutto questo guadagno dalla vendita di marijuana. Guarda lì, un Iron Picol 6-4, come cazzo è che è successo quella roba lì? Cosa? Iron Picol 6-4, me ne sono anche reso conto, com'è che c'è un Iron Picol 6-4? Ma io sto giocando, hai presente tipo quando guidi, no? Nel frattempo parchi, fumi, la strada la sai, vai in automatico, ogni tanto guardi la strada e ci pensi, minchia, sto andando in automatico, tipo così sto giocando. L'altra notte, ieri notte mi sono guardato, figa, non li vedevo. Ieri notte, figa, sono rimasto sveglio a guardarmi mica 1000 episodi di Kenshiro, Dio caro, veramente, fino alle 6 di mattina. Da Kenshiro ci sono cresciuto con Kenshiro, panino con la Nutella e Kenshiro davanti al Nordment, 14 la gente, la gente, ma poi la cosa mi piaceva, leggere i commenti su YouTube della gente che magari non l'aveva mai visto, dei ragazzetti, dicevano, mica, ma una figata, ma che roba è, ma che cos'è, ma che cos'è? Sei cresciuto, figa, in Italia a pane e Kenshiro. Veramente, pane, Nutella e Kenshiro. parlare di ragazze, ma no, ma se fece, gioca a smoca, non posso. Poi ti racconto io di cosa ho fatto oggi. Oggi la tipa mi tremano le gambe. No, ma possiamo parlare di quello che vuoi, tranquillo. Non è che perché ciò che nel dito... Se fece... c'ho la musica alla bocca, tranquillo. rispondimi te, se fece, perché? Perché la tipa oggi mi ha detto così, era lì, abbiamo finito, era lì, mi fa... tremano le gambe, non capisco cosa, non capisco perché. Perché se fece, non lo capisco neanche io, secondo te perché? Vediamo cosa dice. Ma mai scorderai un attimo la terra che tremò? Sì, è la canzone di Ken, dai. Ken è veramente un cafone comunque, nella prima serie è veramente, veramente un cafone. Sempre lì che è, il tipo fa, tu lo guardi e fa, sei già morto. Vabbè, sono già morto, sì, 5 secondi. Vabbè, ogni episodio è così. È tipo,
Sei già morto. Come so, è tipo, come son già morto? Sto bene. E dopo hai 4 secondi. Come dopo va? 3 no? secondi. 10 secondi. 7 secondi. Sei tutto così. Sei proprio incazzato. Che c'è un episodio. C'è un episodio in cui c'è un tizio che sputa in faccia che in Shiro. E leggermi i commenti su YouTube, figa, mi sono fatto troppo. Tipo che fa? Ma come fai? Sputare in faccia a Kenshiro, puoi prenderti tipo e gettarti in una supernova che sta esplodendo. Forse fai prima, fai. Kenshiro era tamarissimo comunque. Ti farò uscire la vita dalle narici. Col sangue censurato in bianco. Ti ricordi? Non si vedeva mai il sangue. Sì, sì. Ken comunque è violentissimo. Ken è dell'84. Ma io quello che mi colpisce, cioè il fatto che comunque in Giappone c'è l'anime, c'è il cartone per i ragazzi, ma anche per noi, cioè, mica un cartone in cui c'è il tipo che fa esplodere la gente, cioè nel senso, non è che, cioè, oggi nel 2015 non se lo sognerebbero mai. No, io non lo farei vedere mai a mio figlio che ne so, a 7 anni, per esempio, che Shiro, e io lo guardavo a 7 anni. A finire che finisce l'episodio comincia a prendere, cercarci in culo. No, vabbè, ma guarda che comunque Ken ti insegna tanto, leggevo che comincia quello, cioè Ken insegna Superman lì, cioè veramente super. Kaglio quando combatte contro Toki, figa, è lì che piange perché il fratello vuole confrontarsi usando lo stile l'hard style, malato, però vuole impressionare. Allora Kaglio piange, lo uccide. Mica, Caio, sì, Raul, scusami, mica, cioè, super figo. Anche quando Saul, quando combatte contro Saul. Comunque è diverso, perché me lo sono visto in lingua originale in giapponese, con i sottotitoli. Mi sono rimasto male, perché il colpo di istruzione dell'universo, che c'è Caio che guarda, che c'è Toki che guarda Caio, tipo dice, se sbaglia l'esecuzione di questo colpo, esplode l'universo. E poi, minchia. È rato. E invece no, lingua originale. L'universo. Sì, sì, se sbagli l'esecuzione, distruggi il paradiso. Mamma mia. Sì, sì, così. Sì, poi me lo guardo ancora. È un cazzo. Vabbè, io adesso non lo guardo da tantissimo tempo, cioè da 20 anni, credo. Quindi ovviamente. Io l'ho visto 1300 volte. L'ho visto tutta la serie. Quando facevo in televisione l'ho visto 4 volte. Ogni anno mi rivedo tutta la serie, tutte le serie. Sai che? Ah, la serie TV, figa, non c'è un cazzo da vedere di serie TV. Sto guardando tipo Into the Badlands, è una cagata pazzesca, figa, sono disperato, non ho più nulla da vedere, non so the, cosa The Walking Dead lo guardi? Non lo guardo, ho smesso di guardarlo perché mi ero irritato, perché lui che dicevo era diventato per me una roba di fantascienza, sei lì, epidemia, zombie, sembra che quelli si impegnano per fare le stronzate peggiori del mondo. Nel senso lì c'è, per me lì nel senso c'è... nel senso disastro zombie, lì nel senso turni di guardia di notte, acqua razionata, disciplina a 1000, nel senso, tutto preciso, mentre lì sono lì che fanno le stronzate, quello che se ne va da solo, l'altro che invece fa quell'altro, quello che si vuole scopare la moglie dell'altro, cioè sì, in effetti si è perso un po' nella trama. Infatti ci sono alcune puntate magari incentrate su un personaggio nello specifico e sono due palle perché ti stanno là a spiegare tutte le seghe mentali che si è fatto il tipo durante l'apocalisse sì. Ah, adesso sto facendo flashback, ho capito. Sì, fanno i flashback, fanno puntate intere di flashback in cui non a succede me... un cazzo praticamente. Fica. A me quanto piacerebbe una bella apocalisse zombie adesso, figa, tipo la vuoi. Reale. Quanto godo. Io sono pronto, vengo da DayZ e da H1Z1. Bastardo, figa, come un bastardo, tutti sti ricchi, figa, mega ricchi, ve lo siete presi nel culo, avete perso, merda. Sì, Cristiano Ronaldo, bravo, sì, mo a pallone non ci giochi più, merda, siete tutti che state a rischiare di schiattare, siamo tutti uguali, stronzi, qua. Si lotta per la sopravvivenza, non c'è ricco e povero, cazzi vostri. Tanto io non avevo un cazzo ieri e non c'è un cazzo neppure oggi. Voi ci avevate tutto, e mo non ci avete un cazzo pure voi. E ce ne andiamo tutti a fanculo. Sì, sì, tranquillo. Che evocato. Sì, sì, sì.
Ah, che bastardo quello lì, guarda che cuore di porco lì con il Gurubashi Berserker, quello è cattivo. 5-6. Ah, Quello è cattivo. penso che la porta. Minchia, ma solo senza carte, che porta a casa? Invece Sciocchino. lo puoi comunque No, vincere. penso di sì. Qua ci Vediamo. sei. Ce l'hai il Big Game Hunter? Sì. Adesso arriva. Adesso ho top deck e Wow. tank. Perché? Come io l'altro giorno che stavo giocando contro un Secret Paladin. Siamo senza carte entrambi. No, io ho board, lui niente carte, prende Deathwing. Porco Dio, sono 17. Io niente carte in mano. Top deck, Big Game Hunter. Cosa? Due volte mi è successo nell'ultimo periodo. Ogni volta che mi hanno giocato Deathwing contro, ogni volta ho top deckato Big Game Hunter. Faccia. Il secondo Gurubashi Berserker. Sì, Yoshimiki è il murlocchino. Vabbè, l'abbiamo Dai, portato dai, a dai. casa, l'abbiamo portato a No, casa. no. Ah, sì, ah, sì, hai vinto, è vero. Sì, portato a casa. E allora, ma che ora si è fatta? Minchia, che due. Il Il murlocchino qua. murlocchino, sì. Si è fatto raro. Dai, faccio l'ultima, Ricca, e poi. Poi chiudo che domani mattina si lavora. Peraltro domani apro io. Quindi sveglio alle 7. E sti cazzi. Io questi giorni, figa, sono andato a letto tardi, mi sveglio tardi. Poi tipo, verso quando... Oggi, cioè, è male perché dovrei cercare di svegliarmi un po' prima. Quando mi sveglio così tardi, praticamente c'è sempre questo problema qua che sono a letto, mi sveglio, però sto sognando, no? E quindi inizio a sognare sogni lunghissimi che durano tipo una settimana nel... Tipo lì che però cioè, cerco di avere la presenza, dicevo oggi la tipa, dicevo figa, io sono lì che mi concentro perché cerco di avere la presenza mentale di capire quello che mi sta accadendo Cioè, intorno e di il ricordare. sogno cosciente, cioè che lo puoi Sì, pilotare. e Sì. di ricordarmi quello che succede, capito? Cioè, nel senso manipolo, tipo non mi ricordo cosa ho sognato oggi, che ero tipo al mare nel 97, ero ancora adolescente, robe, fatto tipo una settimana al mare in sogno, cioè una roba così. E A me mica, quando poi... succedeva da bambino, adesso non... Mica, mo, quando poi mi sveglio, cioè, sono stanco, morto, morto, cioè, stanchissimo, proprio di testa sono morto. La Disastro. settimana al mare. Disastro, mi sento il cervello che si allunga, figa, cioè, poi dopo magari chiudo gli occhi di nuovo, mi riaddormento, dormo tipo 20 minuti e ho sognato tipo, mi sembrava la percezione che ho sognato tipo per 7 ore. E quelle 7 ore, cioè, nel senso, sono lì di testa che cerco di ricordarmi quello che sta succedendo. E quindi quando mi sveglio sono stanchissimo, figa come oggi. Sì, Stanchissimo. ma infatti si dice che si sogna solo durante l'ultima parte del sonno, ecco. Sì. Quindi magari noi facciamo un sogno che ci sembra che siano passate appunto settimane o anni o cazzate del genere, e invece tipo hai sognato durante l'ultima ora di sonno sta cosa. Sì. È così. Ah, è un problema, devo puntare la sveglia prima. Quando punti la sveglia alle 2:30 di pomeriggio ti rendi conto che sei un vero debosciato. Ah, ok. E allora è quello. Cioè, ho la sveglia orario 2:30 tutti i giorni, capito? Ogni giorno 2:30, non me Vabbè, la devi cambiamo. andare per forza a dormire tardi perché c'è il fuso che hai spostato tipo di circa 5 ore. Sì. È per forza. Però sono quello, cioè, ma... Sveglio a mezzogiorno e mezzo. Mezzogiorno e mezzo è buono. Tra 10 ore e 22 minuti. Vale. Ci Tanto sta. qua che succede? Mini bot. Lascio solo quello. È il sonno per me è importante. Cioè, dormire è proprio. È uno dei grandi. Dormire è forse uno dei più grandi piaceri della mia esistenza. Dormire è bello, anche per, se devo dire, prima ero un gran dormiglione io proprio, cioè, sveglie ne dovevo mettere due, cioè mi alzavo e tutto quanto, ma dovevo mettere due sveglie. Adesso da 4-5 anni a questa parte, pure quando vado a dormire alle 2, alle 7 e mezza già mi sveglio. Vado a dormire a mezzanotte, alle 7 e mezza mi sveglio, cioè c'ho l'orologio biologico impostato ormai, cioè devo fare casino la sera prima per svegliarmi tardi l'indomani, devo bere, fumare, devo fare il bordello, tipo. Allora sì. Io sono un debosciato, sono di proprio stile di vita, proprio devo sempre poter dormire quanto voglio, cioè nel senso già se devo prendere un volo alle 2 di pomeriggio impazzisco, cioè. Ah, mamma mia, a me prendere i voli mi mette in ansia tutte le volte perché c'ho sempre
discussioni con i biglietti, valigia, il peso. Ah, porco Dio, ho sbagliato col juggler. Vabbè, fa niente. C'ho sempre il problema col peso delle valigie, proprio mi gira il cazzo. Poi faccio un'ora e mezza di macchina per arrivare all'aeroporto. Sono uno di quei tipi, sai, fino all'ultimo momento c'ho sempre una cazzata da fare e arrivo sempre all'ultimo minuto, tutte le volte. Figa, io odio viaggiare in aeroplano, però una cosa che vorrei fare in vita mia è scopare in aeroplano. Ah, Oh. è stretto il bagno, che cazzo. È giusto per dire, ho scopato in aeroplano. Ma Sì, nella camera iperbarica a 13.000 metri d'altezza. O un hostess. Lì il livello di vabbè, se difficoltà, fai con ragazzi. l'hostess, poi hai fatto bingo. C'è una storia che racconterai fino all'ultimo giorno della tua vita. Tutti i giorni. Quando ero tanti anni fa, non è che poi abbiamo 120 anni. Quando ero a Milano, anni fa, avevo la ragazza e uscivo con una tipa che era una figa della Madonna, faceva l'hostess per l'Air One. Madonna che figa che era, com'è che si chiamava? Orchidea. Mamma. Tutti i miei amici dicevano sempre Orco Dio quando la vedevo. Ma Sì, no, no, ma veramente, anzi fammela vedere su Facebook. Che figo, una figa, e poi voleva scoparmi come un da matti, e niente, alla fine io non ci ho fatto niente perché ero fedele. Oltretutto la mia ragazza si era pure incazzata, l'aveva chiamata al telefono, gli aveva detto vaffanculo tu, non mi lasciare stare perché è il mio ragazzo. Mi ricordo che mi aveva detto, che mi ha chiesto più volte di dormire a casa sua, e io ogni volta ero lì con l'uccello in gola, figa che mica me la sarei sparata. E se ci ripenso dico, che stronzata. la fedeltà, compa. Ma la fedeltà era stronzata, della merda, la monogamia, la più grande cazzata. Oggi lo dicevo alla tipa, oggi queste ragazze che mi sto vedendo, gli ho detto, l'altro giorno era un po' così, mi fa, ma non so cosa devo rispondere, se mi chiedono se c'è un ragazzo di qua, di là, li faccio. Ah, va bene, nel senso, puoi dire che c'è il ragazzo, cioè non è che sia un problema, però nel senso, io ho detto, tu bene o male puoi fare quel cazzo che vuoi, basta che non me lo dici, basta che non me lo dici, Ah, cioè a me non me ne frega non lo devi un sapere, cazzo, non voglio sapere un cazzo, vuoi uscire con altri ragazzi? Esci, però il tempo che passi con me, se hai piacere di vedermi, sei contento di passare del tempo assieme, passiamo del tempo assieme, poi per il resto è la tua vita, sono cazzi tuoi, non spetta a me giudicare, non spetta a me dirti cosa devi fare, dirti cosa non devi fare, sei libera di fare un po' quello che vuoi, vuoi scopare con un altro, scoperai con un altro, ma io non lo voglio sapere, a me interessa soltanto il tempo che io e te passiamo assieme, Certo. quando io e te siamo assieme, sei contenta? Sì, io sono contento? Sì, ci divertiamo? Sì, quindi basta, cioè non mi interessa poi di molto altro. Boh. Comunque, non so, cazzo, oggi con una tipa mi sono. Se fece, ma non ci sarà più se fece. Oggi con un'ucraina, figa, mi sono messo a parlare. Non c'è se fece qua. È la figa della Madonna, ragazzi. Qua è più figa di Svitlana, ve lo dico io. Che figa. Domani le scrivo. Ma sì, ma comunque anche le ragazze annoia, cioè. Beato te. Ma beato te. Beato te. Oh, sono punti di vista, è normale. No, Nella tua perché. posizione, se io non avessi trovato la ragazza giusta, la penserei probabilmente come te. No, perché se la ragazza, cioè. Se ci hai fatto un bambino è perché è una persona di cui ti puoi fidare. Vuol dire che è la persona. Assolutamente, la fiducia. Se finisce la fiducia, finisce tutto. È quello, mia ex quando era a Milano era un pezzo di merda, e vaffanculo. Quello è stato sempre alla base. Pezzo di merda, tanto figa quanto debole, cioè nel senso comunque moralmente non valeva un cazzo di niente. Cioè, per quello che ho detto sfortunato, perché nel senso sai com'è, quando sei giovane vedi una ragazza, è bella, ti piace, vi innamorate, scopate, buona, state assieme X anni, non sapete neanche quello che state facendo, però scopate, vabbè, allora se passiamo. No, è così, nel senso, scopiamo, c'è l'intimità, stiamo bene, mangiamo la pizza assieme, riconosci i miei genitori, allora siamo assieme per 6 anni, vabbè. Ma poi in realtà puoi anche fermare e dire chi è sta persona qua che c'ho a fianco, cioè, nel senso, che cazzo, poi quando magari te ne rendi conto è passato un po' di tempo, sono cazzi. Beh, è fondamentale andare a vivere sotto lo stesso tetto, perché fino a quando ognuno sta a casa propria si può stare assieme anche 20 anni, poi si va a vivere assieme e dopo 2 mesi finisce tutto.
Perché se non si vive sotto lo stesso tetto, comunque non puoi mai dire quanto conosci bene una persona o quanto non la conosci bene. Perché quando si vive assieme si vede tutto, si sta assieme tutto il tempo, quindi magari possono uscire fuori dei pregi o dei difetti che non si conoscevano e la situazione si completa solo in quel modo, secondo me. Cioè, vivendo ognuno a casa propria si può stare assieme anche 50 anni, secondo me, senza problemi. Poi magari si va a stare assieme un mese e succede il bordello, coltelli all'angolo. È da fare come faceva Jack Nicholson. Era sposato e lui aveva nel suo appartamento e la moglie viveva nel suo appartamento a New York. Sì, Certo, vicino comunque, capito? Nello stesso isolato, uno in un appartamento, l'altro era però c'è sposato. ognuno con i propri cazzi a casa. Esatto, ognuno con la sua proprietà, si mangia assieme, poi ogni tanto magari ci sta. Cioè, stasera dormi tu da me, io da te, oppure ognuno per i cazzi propri a casa sua a guardare la televisione. Va bene, Riccardo, abbiamo fatto che 2 e 1/4 abbiamo fatto. Io è meglio che piazzo la sveglia e stacco tutto, perché sennò domani mi arrivano un bel po' di telefonate alle 7 di mattina Va bene, va bene. dai miei clienti incazzati. Oltre, come Barry Lyndon, se fece, voglio solo darmi la vedova. Sì, dopo fai la fine di Barry Lyndon, che c'è il figlio che prende, arriva con le mette le scarpe. La scena lì dove che entra nella stanza, mette le sue scarpe, le mette sul bambino e lui entra scalzo. Vabbè, comunque lì è complicato. Barry Lyndon. Se fece, vieni su Skype, dai, dammi il tuo Skype, che chiacchierò un po' con te. Ti molesto pure a te, che ci vuoi dire. Sono andato chiacchierone. Grazie, grazie, gioca. Riccardo, grazie a te, figurati, è stato un piacere. Quando vuoi ci ribecchiamo. Grazie Va mille bene. di avermi tenuto compagnia, di aver tenuto compagnia pure ai ragazzi qua in chat. Spero che sia. Grazie Mi abbia fatto piacere la mille. chiacchierata. Ciao, bello. Assolutamente, alla prossima. Grazie, ciao Ciao, raga. Riccardo, ciao, buona serata, ciao. E allora ragazzi, io vi saluto, spero che la serata vi sia piaciuta. Abbiamo fatto sta bella chiacchierata con Vicious, abbiamo snocciolato un po' di segretucci, un po' di cose di cui non avevamo mai parlato. E Riccardo è bravo a farti tirare fuori alcune cose di te. Non avevo mai parlato forse così approfonditamente della mia vita o di alcuni aspetti della mia vita, ma a me fa piacere comunque perché sono una persona che si è stimolato nei punti giusti, e non facciamo battute a sfondo sessuale, ragazzi, su sta cosa. Si è stimolato, comunque, di cose ne dico e ne racconto. Mi piace condividere le cose con voi. Ragazzi, come detto prima, abbiamo passato una bella serata. Vi saluto tutti. Notte bella, notte tutta la chat, in particolare la chat siciliana. Ciao Pierpaolo, scusami se non abbiamo finito l'arena, ma comunque è là, messa buona buona, prossimo stream, non ti preoccupare che ci facciamo sta arena assieme. Ragazzi, grazie ancora a tutti quanti e ci vediamo alla prossima. Buonanotte. Everybody's money. Make it a car from Bobby's murder. The whole of Brooklyn said this a murder. Everybody had to this money. Had the brand new dance in case you never heard of. Just out there and move your shoulder. Left, right, march up like a soldier. Bend over, girl, shake it like a soda. Do the
this money. Said you are like you a push a stroller. Move to the right money, move to the left money. Bad man dance, this are nothing of why we're funny. Backside do this money, Brooklyn do this money. That the two, don't the one you're sweet like honey. Bend your back, shmoney, move up your feet, shmoney. Walk round in a circle, show them off it, do it, sonny. Empty the clip, don't need you nothing, no ass money. Bend your back, then you pull your knee like money, money. Yeah, everybody ask money, do they dance? Sure. Me want to see everybody's money, make we dance. Yeah, everybody ask money, do they dance? Oh. Me want to see everybody's money. Come on. Jamaicans, we make dance bigger. Recognize, you know, see, say we are hot, nigga. Nigga, this one no care, get rid of choose money. Beyonce, y'all know, she left jigger, jigger, jigger. Yeah. We are dance before first grade. Before Tati Bogle World Dance first made. Make money bring me back to those days. On the river before me signal me first play. Move to the right money, move to the left money. Bad man dance, this are nothing of why we're funny. Backside do this money, Brooklyn do this money. That the two, don't one you're sweet like honey. Bend your back, shmoney. Move up your feet, shmoney. Walk round in a circle, show them off it, do it, sonny. Empty the clip, donny, you nothing, no ass money. Bend your back, then you pull your knee like money, money. Jamaicans, we make dance bigger. Recognize, you know, see, say we are hot. Jamaicans, we make dance bigger. Recognize, you know, see, say we are hot. Make we dance. Yeah. Everybody ask money, do they dance? Sure. Me want to see everybody's money, make we dance. Yeah. Everybody ask money, do they dance? Oh. Me want to see everybody's money. Yo, LMR Pro, show them off his money dance. That's a something we know, where we know. It's money, you can't ask money. Ain't nothing funny. Jamaicans. All over the Caribbean, everybody.